Marcos Cafu, Marcos Cafu, Marcos, Marcos, Marcos Cafu, Marcos Cafu, Marcos Cafu, Marcos, Marcos, Marcos Cafu. Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buonasera a tutti. Mi dispiace da quanto sono iscritto, un mesetto più o meno che sto avendo un pochettino di iscritti, diciamo che faccio video dove sono seguiti, e per la seconda volta già purtroppo devo fare le condoglianze e mandare un forte abbraccio a una persona del nostro calcio, soprattutto nel calcio nostro del Milan questa volta, prima Luis Enrique, adesso veramente un giocatore che ci riguarda noi fratelli rossoneri, Marcos Cafu, che ha avuto un grave lutto, gli è morto il figlio Danilo su uno dei suoi tre geniti, 30 anni, per un infarto. Ti abbracciamo Marcos, hai fatto la storia del Milan, hai fatto davvero la storia del Milan, sei stato sempre un esempio dentro il campo, fuori dal campo, sempre con il sorriso, mai polemico, le davi, le prendevi, correvi, proprio, cioè giocavi un calcio veramente che secondo me è stato ammirevole. E questa disgrazia che ti è successa secondo me non te la meritavi, anzi penso per tutti non te la meritavi assolutamente, a parte che sono disgrazie che non dovrebbero succedere a nessuno, perché siamo noi papà che dobbiamo essere seppelliti i nostri figli. Purtroppo non è sempre così, la vita ci porta purtroppo anche a questi eventi che non sono indescrivibili, sono veramente indescrivibili, e niente, ti abbracciamo tutti molto forte Marcos e ti mandiamo un grosso bacione. Ragazzi, fratelli rossoneri e amici rivali YouTube, ribuonasera a tutti. Partita della nazionale. Dunque, l'ho vista a spizzichi e bocconi, devo essere sincero. Allora, nell'Armenia, Mkhitaryan, mai mi ricorda, ve lo ricordate, Ludovic Juli? Veramente un bel giocatore, a me piace tantissimo. Tecnicamente bravo, brevilino, veloci, due piedi della Madonna. Secondo me farà molto bene. L'Italia sta prendendo degli ottimi giocatori, cioè lasciando stare il Milan, l'Inter, la Juve, la Roma, l'Atalanta, chi è che sia, la Juventus, chi è che sia. Però mi fa molto piacere una cosa, dovremmo essere tutti fieri comunque, che finalmente stanno tornando giocatori buoni in Italia. Perché comunque, vedendo gli ultimi anni, che avevamo un campionato che faceva cagare il cazzo in confronto al campionato inglese o tedesco, addirittura anche quello tedesco, addirittura ci dava tanto, anche le squadre medie ci legnava le no. Io sono sicuro che se andiamo avanti così, nel giro di qualche anno ritorna grande la Fiorentina, sta tornando grande la Lazio, sta tornando ancora grande la Roma, l'Inter sta secondo me sarà una delle top europee degli ultimi anni, il Milan speriamo che anche lui piano piano risorga, piano piano, molto piano piano, se andiamo avanti con questa società, la Juventus è una delle top, delle tre squadre più forti al mondo. Quindi comunque piano piano anche il calcio italiano, piano piano stiamo ricrescendo, stanno sempre arrivando giocatori più forti. E sicuramente questa qua è una cosa che ci fa molto orgoglio, noi che comunque siamo malati di questo sport. Perché vedendo gli altri campionati che sono passati, veramente c'erano delle squadre che facevano cagare. Cioè erano inguardabili rispetto alle stesse squadre che avevamo anni fa. Comunque detto questo, ho visto un Gallo veramente veramente in formissima, si è impegnato tanto, si è mosso, penso il migliore dell'Italia. Bonucci, complimenti per il primo gol, già quando c'è Romagnoli in un chilino di fianco che ti salva tutti i tuoi buchi, naturalmente Romagnoli non sa che sei un chiodo perché non ci ha mai giocato di fianco a te, primo gol, complimenti, l'abbiamo preso per colpa tua, e già venuta fuori la tua mediocrità sull'intervento che hai fatto in ritardo, come al solito, perché sull'uomo sei sempre in ritardo perenne, e niente, abbiamo preso gol per colpa tua. Primo gol che fai subire a una squadra che non è di fianco Chiellini, o che sia nazionale, che sia Juventus. Niente, poi a centrocampo non riesco a capire perché comunque il Mancio, penso che lo capirà, forse perché magari anche Barella è piccolino e magari metterlo con Sensi vuole più fisicità con Jorginho, però ragazzi, per me Sensi è molto più forte di Jorginho, ma nettamente più forte di Jorginho, ormai che c'è anche Liberati che è alto 1,20, magari vuol mettere comunque uno alto a centrocampo perché avere dentro Verratti, Sensi e Barella insieme sono tre piccolini, uno anche di fisicità lo deve avere, però secondo me Sensi di adesso merita di giocare più di Barella, più di Jorginho e più di Verratti, che anche Verratti sì, è buono e tutto, ma secondo me è un giocatore che è molto sopravvalutato, è un ottimo giocatore ma non è questo fenomeno che hanno sempre raccontato, anche perché se no non avrebbe giocato soltanto in Francia ma avrebbe giocato anche in competizioni un attimino anche più importanti, secondo il mio punto di vista. Nulla togliere a Verratti che è un ottimo calciatore, per l'amor di Dio. Niente, Belotti in gran spolvero,
L'Armenia comunque ha giocato tutto il secondo tempo in 10, ha fatto la sua grande figura, ci ha messo veramente la vita. Naturalmente, quando queste piccole squadre, quando comunque giocano sotto il riflettore di queste grandi nazionali, è normale che loro sputano sangue. Per loro è la partita della vita, perché gli può cambiare la vita. Magari fanno una partita della Madonna, le vede anche una squadra di un medio club che magari le metti sotto i riflettori, e questi qua magari li cambia la vita da così a così, perché quelli lì prenderanno quanti, secondo me, di stipendio, quei giocatori lì, a parte Mkhitaryan, e gli altri, cosa vuoi che prendono? Prenderanno, boh, quello che prenderà di più per 7-8 mila euro al mese, 6 mila euro al mese, ma non pensiamo che vanno a prendere le cifre che prendono i nostri o cose. Quindi loro, quando beccano queste occasioni qua, per loro è la partita della vita, non ci dormono le notti, secondo me. E niente, detto questo, ragazzi, niente, nazionale comunque niente di che. Comunque l'importante è che abbiamo vinto 5 vittorie in 5 partite, almeno siamo sicuri che andiamo agli europei, che secondo me l'anno prossimo sarà un bellissimo europeo che ci gusteremo insieme. Niente, continuiamo a iscriverci al canale YouTube, che dobbiamo puntare subito ai 1.600. Ok, non vi dico quanto siamo, però siamo già quasi a mie... siamo a buon punto, non vi dico niente. Dobbiamo già puntare ai 1.600. Iscriviamoci al canale YouTube, clic 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 clic, condividiamo il video se vi è piaciuto, clic 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 clic, campanella per gli aggiornamenti, clic 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 clic. Buonanotte a tutti, ciao ragazzi!